Ivan, nuova stagione, nuova squadra, nuovo presidente. Speranza rimane sempre qui, stoico, a portare la bandiera del Teramo e anche la fascia. Meno male, no, è tutto nuovo, come hai detto tu, è tutto nuovo anche per me, tra virgolette. Comunque è già la società nuova, quindi tutta aria nuova e si sente proprio questo entusiasmo che ha un po' travolto tutta la città ed è bello anche per me iniziare questa nuova avventura dopo comunque un anno che per me è stato duro l'anno scorso, quindi devo iniziare tutto da zero, diciamo, quindi è una bella cosa, una bella scommessa. Domanda più importante, ovviamente, come stai? No, molto meglio, ho lavorato da maggio e sto lavorando molto intensamente da tutti i giorni. Sto abbastanza bene, diciamo, quindi spero di non fermarmi e c'è tutto il tempo di recuperare ancora, arrivare al 100%, diciamo. Dal girone B al girone C, che cosa cambierà e anche guardando le avversarie, che opinione ti sei fatto? Ma è un campionato molto difficile, con piazze molto importanti, ovviamente. Piazze blasonate, piazze di categoria superiore, ma penso che la società sta facendo un ottimo lavoro per farci trovare pronto a questo girone. Che obiettivi secondo te si può dare il Teramo in questo inizio di stagione, in questo avvio? No, dobbiamo partire senza abbinzioni, tra virgolette, nel senso giocarcela a viso aperto con tutti, ma fare bene e poi strada facendo si vedrà. Dei nuovi compagni di reparto sei curioso di vedere all'opera qualcuno in particolare oppure no? No, qualcuno li conosco, abbiamo giocato contro, ovviamente fa piacere ed è bello magari abituarti con altri compagni, iniziare il feeling con altri compagni, quindi c'è da lavorare sicuramente sodo, ma sicuramente troveremo questa intesa. Si riparte senza il tuo braccio destro perché Nabil Kaidi è andato al Picerno, si ritroverà da avversario, che effetto ti farà? È strano perché con Ebbe siamo stati 7 anni insieme, quindi vederlo d'avversario sarà molto molto strano. Però purtroppo il calcio è questo e mi dispiace tanto ovviamente perché comunque di là del calcio c'è l'amicizia che rimarrà ovviamente, ma dispiace, però il calcio è questo e come detto è strano sicuramente vederlo d'avversario. Si torna alla difesa a 4 con il nuovo tecnico, con Bruno Tedino, difesa che a 4 che avete già ampiamente provato, sia tu personalmente sia anche con Nabil Kaidi tanti anni fa. Sì, non è un problema per me, ho 4 o 3, l'importante è seguire il mister, seguire le indicazioni che ci darà, e poi per me non cambia nulla, voglio dire, quindi non ho nessunissimo problema.